complimenti, intanto cominciamo così, perché se, quando c'era da criticare lo abbiamo fatto, oggi c'è da fare davvero un grande apprezzamento per la prova del Pescara. Io mi prendo le critiche, mi prendo i complimenti, alla base spero, mi auguro di avere sempre un po' di equilibrio, che è quello che poi fa la differenza. È chiaro che oggi siamo contenti perché abbiamo offerto una bella prestazione davanti ai nostri tifosi, che un po' che non vedevano un bel risultato e un gran bel gioco, direi, per tutta la partita, quindi siamo contenti, ma adesso abbiamo subito la testa a Castellammare. Raccontaci intanto un po' com'è nata l'idea di questo albero di Natale, il ritorno alla difesa a 4 con Mascina e Galano dietro la punta. All'atteggiamento della squadra, visto che nelle precedenti occasioni la compattezza era mancata, abbiamo cambiato. Adesso che la compattezza l'avevamo comunque ritrovata e i giocatori avevano questo atteggiamento di voler tornare in avanti, visto che comunque sia la compattezza c'era, e con questi elementi messi in campo oggi le cose sono andate bene, ma una cosa non esclude comunque l'altra. Una cosa non esclude l'altra, e ci spieghi questa scelta coraggiosa ma alla fine vincente di lanciare un 2000 Borrelli a comandare il reparto offensivo con i senior in panchina? Ma Borrelli lo conosco bene, è un giocatore molto, molto bravo, che ha fatto quello che gli ho chiesto, è un giocatore che in campo dà l'anima, quello che ha fatto un po' oggi. È chiaro che ha bisogno di crescere perché è un giovane e non gli vanno assolutamente date responsabilità, però oggi in campo si è fatto rispettare. Mi dici cosa ha fatto Fiorillo, se ci puoi tranquillizzare, se era solo un cambio per precauzione o se c'è qualche problema? Lui ha preso un pestone sul contrasto con Coda, quindi è uscito per un problema alla mano, purtroppo non so dirti nient'altro. Da valutare? Da valutare, assolutamente. L'ultima cosa, Luciano, senza girarci intorno, al presidente non erano piaciute le frasi quando si diceva questa squadra deve salvarsi. Oggi ha dimostrato che ha le qualità per puntare in alto, sei d'accordo? Non rifaresti quella dichiarazione? No, io non tutte le cose che dico le penso e le ragiono. Ieri magari l'ho spiegata anche un po' meglio, perché a me sembrava assurdo dover spiegare alcune cose. Le case si costruiscono dalle fondamenta, senza quelle le case crollano, quindi il mio obiettivo salvezza è rimane, una volta che costruiamo la casa dalle fondamenta pensiamo al tetto. Loro che ruolo avranno? Lorenzo è un rompiscatole, Alessandro uguale.